la terza edizione del premio Sapio quest'anno ha riconosciuto il valore di due presentate da uno studente di giurisprudenza, da una studentessa di lettere. La diffamazione online, gli acta di urna, l'informazione quotidiana nell'antica Roma. Diciamo limiti estremi a livello cronologico di un ambito quale quello dell'informazione che è al centro del progetto Premio Sapio. Noi ci auguriamo in futuro che ci possano essere anche lavori presentati da studenti che si interessano della produzione mezzo di informazione, quindi mi riferisco a ingegneri, a architetti, tutto ciò che riguarda l'informazione può aspirare a concorrere a questo premio. Bene, morale, quando ricordiamo Salvo Sapio ricordiamo un giornalista, e un giornalista oltre ad avere abilità professionali deve avere anche dei grandi valori morali, e Salvo li aveva entrambe. Questo ne faceva un grande giornalista, appassionato, preciso, sintetico. Ricordo, era un ragazzo di poche parole, un giornalista di poche parole, ma questo non voleva dire che avesse poco da dire, ma invece voleva dire che sapeva che cosa si doveva dire. Beh, inutile dire che sono emozionatissima. Quando ho saputo di aver vinto il secondo premio ero piena di gioia, perché ci ho creduto tanto in questo lavoro di tesi. Perché anche come abbiamo sentito oggi, Salvo Sapio era una persona bellissima e un educatore soprattutto, quindi l'idea di aver vinto un premio a suo nome per me è molto importante. Il mio lavoro è stato un lavoro che mi ha impegnata per più di un anno, e io sono una filologa, però ho da sempre la passione del giornalismo e ho cercato di coniugare, indagando un po' le fonti. Parlare di giornalismo nell'antica Roma è anacronistico, quindi alla fine ho semplicemente cercato quelli che erano i mezzi di informazione nell'antica Roma. Il premio per me è molto importante perché è un sigillo, comunque, quello che è stato un lavoro molto duro con la professoressa Bondante, che ringrazio. Il lavoro comunque si è concentrato molto sul profilo della diffamazione nell'era di internet e dei social network, che tocca comunque aspetti molto importanti, essendo internet oggi sempre più uno strumento pervasivo.